Penso che siamo in un buon momento, no? Siamo davanti ad un'opportunità bellissima che arrivare al livello di Stefan Peter Ansel, del numero della volta che ha vinto la Dakar, ma alla fine siamo in un punto che mi piace quello che faccio, sono contento, mi diverto e questo è lo più importante, no? Dopo, se si può fare bene il lavoro e si prende il risultato, perfetto, no? Ma anche penso che questo ti aiuta un po' a togliere un po' la pressione, no? Quando stai in questo punto della vita. Mi è dispiaciuto un po' che dopo la Dakar, ancora non aveva finito la Dakar, già la gente parlava che andava alla macchina, no? E questa è una cosa che, boh, non mi è piaciuto tanto perché la mia testa, la mia mentalità era motociclista ancora, no? È così, ancora siamo qua, no? È vero che sono all'ultima parte della mia carriera deportiva sulla motocicletta, no? Non voglio stare di anni più qua, no? Nella moto, questo è chiaro per tutti, no? Ma facciamo tutti come si deve fare, no? È importante trovare quella che ti piace in più e che è possibile di farlo, no? Ma sono tranquillo perché tutte le opportunità che mi arrivano per il futuro mi piacciono tutti, no? Tutta, no? Allora, penso che si può fare non solamente una cosa, no? Si può aiutare il giovane, si può prendere e guidare una macchina o si può fare qualcosa di più sul rally ride, no? Questa è una cosa chiara, che sono un appassionato del rally ride, no? E lo spirito dell'avventura, lo spirito veramente del rally ride è quello che mi piace, no? Penso che è importante che questo non si perda, no? Perché siamo in un momento che la tecnologia arriva dappertutto, è un po' tutto più facile, no? E nel rally ride sempre aveva che uno deve sistemare qualcosa e questo è così, ma si va perdendo poco a poco, no? Come ti dico prima, sono un momento della vita che uno è contento e pieno, puoi dire, Sì. sono pieno e questo ti dà una tranquillità buona, no?